Sono momenti difficili per chi vive in Italia e in Cina, nelle nazioni colpite da questo coronavirus, che tarda ad esistere. E cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare le norme igieniche come raccomandate dal Ministero della Salute, possiamo ascoltare le fonti ufficiali di diramazione delle notizie, possiamo mantenerci con la mente salda, ferma, equilibrata, senza lasciarci andare a paura e a fobia. Il panico non serve a nulla. Sicuramente c'è da stare più attenti rispetto al solito e quindi seguire appunto le norme igieniche e del buon convivere che dovrebbero essere utilizzate sempre, perché anche un banale raffreddore viene trasferito così, con gli sputacchi vari, gli starnuti e le tossi. Quindi laviamoci le mani, copriamoci il viso con un fazzoletto, una sciarpa, una mascherina se stiamo tossendo o starnutendo. E concentriamoci sul benessere, per cui prendiamoci cura al meglio di noi, potenziando al massimo le nostre difese immunitarie e la nostra mente, per cui sì alle pratiche energetiche, ancor più oggi, da oggi in poi, rispetto al solito. Io personalmente adesso in questo momento sono ancora al mare. E quindi mi sono presa del tempo per pregare, per meditare, mani giunte in namaste, semplicemente mantra tibetani nelle orecchie, suono del mare, aria pulita e mi sono concentrata proprio su mantenere focalizzata la mia mente su questo intento di benessere, di guarigione per le persone colpite dal virus. Di guarigione per tutto il pianeta e che questa cosa ci possa fare riflettere ancora di più sul senso della vita, perché la vita è un dono prezioso e non sai mai quando ti può venire tolta. In qualsiasi momento, anche sulla spiaggia più meravigliosa, ti può cadere un aereo in testa, una noce di cocco in testa. Anzi, si dice che fonti statistiche dicono che la probabilità di morire per una noce di cocco caduta in testa è più alta di quella di morire per un aereo che cade, quindi vedi un po' tu. Per cui concentriamoci su questa cosa, preghiamo tutti insieme, mandiamo buona energia, ricordiamoci sempre che noi siamo energia e quello che siamo, il corpo, i sassi, le cose, tutto quanto, gli oggetti, gli animali, le altre persone. Non sono nient'altro che una manifestazione dell'energia che prende una forma apparentemente diversa rispetto alla nostra, ma siamo tutti collegati e quindi non c'è Cina, Italia, America, siamo tutti collegati e una nazione che soffre è il mondo che soffre, per cui una persona che soffre è il mondo che soffre, per cui io auguro benessere a tutti quanti noi, a tutti quanti noi, nessuno escluso, animali, cose, pianeta intero e guarigione, intento di guarigione da qualsiasi cosa, perché ciascuno di noi ha bisogno di guarire da qualcosa, che sia un virus, una malattia o semplicemente uno stato emotivo che lo blocca in una condizione di vita a metà, di non libertà, per cui io oggi, in questo momento, qui e ora, su questa spiaggia, davanti a questo mare, rinnovo la mia promessa ancora più forte di portare avanti la mia missione di pace, di guerriera arcobaleno per la libertà e il benessere di tutti gli esseri viventi. Namaste.